segno del sangue, ancora una volta. La benedizione per la nostra vita, per la nostra città, per la pace nel mondo, è un segno di amore, di benedizione per il mondo. Come diceva il nostro arcivescovo, che il sangue, anche se non si scioglie, è l'amore quello che conta, la pace tra di noi, l'amore e la fratellanza. Il segno di stare insieme stamattina dopo 3 anni di pandemia è un segno di augurio e di unità, soprattutto di lavorare per il bene comune, per il bene delle famiglie, per il bene del mondo intero. Di far finire questa guerra, perché se finisce questa guerra si mette tutto a posto. Le posso chiedere solo di far di salute per Napoli anzitutto, per i cittadini e per chi sta male, di farli guarire. È la pace prima di tutto, è la normalità che è andata un po' persa in questi ultimi anni. Si sente di chiedere a San Gennaro? Tutto, la pace del mondo, la prima cosa. Allora, San Gennaro, pensaci tu per tutte le necessità delle famiglie e del mondo intero. Diciamo a tutta la gente che hanno bisogno, a guerre, gli ammalati, a tutte queste persone che in questo momento è un po' critico. Di vivere un poco di pace e di tranquillità. Sindaco, in questo momento in cui il dolore, la guerra, i problemi economici impazzano, qual è l'intercessione che chiede al Santo Patrono della città? San Gennaro ha rappresentato sempre un punto di riferimento per la città, soprattutto nei momenti di difficoltà. E quello che la città chiede a San Gennaro è sempre di essere questo, cioè un elemento di speranza, un momento di attenzione per i più deboli e per i più fragili ed anche quel grande punto di riferimento che è stato sempre per tutti i napoletani, che nei momenti di difficoltà hanno trovato quella speranza e quella forza per guardare al futuro. Io sono convinto che la città sarà punto di riferimento in questo momento di difficoltà e continuerà a dare quella speranza e quel futuro anche a chi è più in difficoltà e più ha bisogno.